Buongiorno a tutti. Dopo qualche mese di assenza torniamo a registrare qualche video, naturalmente sugli episodi principali e su alcuni temi di discussione molto in voga, tra virgolette, in questo periodo. Saltiamo i convenevoli, andiamo subito al punto. In questo primo video parleremo del fuorigioco e delle linee che vengono tracciate dal VAR. Faremo qualche esempio per evitare che ci sia una focalizzazione solamente su una partita, perché come sempre nella tradizione italica ci sono sempre le voci di complotti, di ricerche di posizioni irregolari per favorire o sfavorire quella o quell'altra squadra. Naturalmente sono tutte sciocchezze. Può capitare che ci siano due partite consecutive con episodi a sfavore di una squadra, ma che in realtà non sono a sfavore, semplicemente sono rilevazioni di una posizione irregolare che tolgono una rete che comunque è irregolare. Partiamo subito da quello che è successo ieri sera. Per quanto riguarda gli altri episodi, ti rinvio a dei video successivi, ne farò un paio oggi, forse tre. Partiamo da ieri sera. Morata che viene colto in fuorigioco dopo aver segnato verso la fine del primo tempo la rete del vantaggio della Juventus. Primo elemento, si tratta di pochi centimetri, su questo non c'è alcun dubbio. Da dove viene presa la posizione per le linee? Vengono tracciate delle linee partendo dalla parte più avanzata del corpo dei giocatori, penultimo difendente e attaccante. Come vedete, in entrambi i casi, sia per il difendente che per Morata, il punto di riferimento è la spalla, perché è la parte più avanzata. Si dice, ma Morata gli hanno preso la spalla, gliel'hanno presa a metà braccio. In realtà, se guardate le immagini, è uguale per tutte e due, sia per il difendente che per Morata, il punto di riferimento è stato preso esattamente nella stessa posizione. Nella proiezione a terra vediamo che Morata è in fuorigioco di pochi centimetri, ma comunque in fuorigioco. Ed è lo stesso concetto della settimana scorsa. Ricorderete, Morata a Crotone venne colto in fuorigioco di pochissimi centimetri. Anche in questo caso ci furono enormi polemiche sulla questione dei frame, tutte questioni che sono superate da un pezzo, però poi ci torneremo un attimo. Anche in questo caso si tratta di fuorigioco di pochi centimetri, ma come vedete non ci sono proiezioni a terra di parti del corpo più avanzate. Il motivo è molto semplice, perché sia per quanto riguarda il difendente che per quanto riguarda l'attaccante, il punto più avanzato è quello del piede. L'immagine basta prendere la linea di riferimento, la linea blu del difendente, per capire che il piede di Morata era leggermente più avanti. Si dice che è stato preso un punto esterno alla scarpa di Morata, mentre invece per quanto riguarda il difendente la linea passa sul piede. È vero. Ma se rivediamo l'immagine, dopo aver pensato a cosa può servire, la spiegazione è molto semplice. Se anche portassimo la linea blu oltre sulla linea esterna del piede del difendente, vedremo che la posizione di Morata è irregolare. Probabilmente in questo caso hanno voluto evidenziare un distaccamento dalle linee. Si dice, nel caso in cui le linee fossero a contatto, a quel punto dovrebbe essere ritenuta regolare la posizione, ma questo è sbagliato, è concettualmente sbagliato. Perché in ogni caso la linea rossa, quella dell'attaccante, sarebbe stata più avanzata, anche se leggermente a contatto. Discutibile? Possiamo anche definire discutibile la scelta di tracciare le linee da posizioni leggermente differente, ma alla fine, ovviamente se c'è obiettività, vedete che il piede di Morata per pochi centimetri era avanti rispetto a quella del difendente. Scusate se non mi ricordo il nome del difendente del Crotone, ma sinceramente non so chi sia. È successo solo in questi casi? Assolutamente no. Esempi. Ieri, sempre a Torino, Colley viene colto in fuorigioco di pochissimi centimetri. Alcuni dicevano, ma è fuorigioco di 1 metro. Sembra, per chi
regolamento non lo conosci proprio benissimo. Perché, come sappiamo, il fuorigioco deve essere individuato nel caso in cui il giocatore si trovi oltre il penultimo difendente e oltre la linea del pallone. Perciò in questo caso il punto da prendere in riferimento è la parte del pallone più vicina alla linea di fondo, alla linea di porta. In questo caso Colli era in fuorigioco perché si trovava oltre la linea del pallone di pochi centimetri. Perciò alla fine le righe vengono tracciate alla stessa maniera per tutti. Facciamo qualche altro esempio. L'anno scorso Inter Parma. Godin venne colto in fuorigioco di pochi centimetri e gli venne annullata una rete. In questo caso, come vedete, il punto più avanzato del difendente era la spalla, con tracciamento della linea perpendicolare al terreno, mentre invece il punto più avanzato di Godin era il piede, pochissimi centimetri. Napoli-Bologna, Udine del dicembre 2019. Anche in questo caso, rete annullata per un fuorigioco di Llorente di pochissimi centimetri. In questo caso, come vedete, ci sono tracciate entrambe le linee, a partire dalla spalla, se non mi ricordo male, e Tomiyasu il difendente, mentre Llorente in fuorigioco di pochi centimetri, qualche centimetro in più rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Sampdoria-Udinese, cross dall'alta, dalla fascia destra, Nestorowski in fuorigioco di pochissimi centimetri. Potrei farvene 100 di questi esempi, ma non servirebbe a niente. Velocemente, come vengono misurati i centimetri, come vengono misurate, come vengono tracciate le linee. Fino a qualche tempo fa, cioè fino ai mondiali di Russia, non c'era un tracciamento tridimensionale su immagine bidimensionale, semplicemente si calcolava a occhio quale potesse essere il punto più avanzato di un giocatore. Per valutare se ci fosse o meno fuorigioco. Le linee venivano tracciate sulla base di marker posizionati ovviamente dai VAR manualmente, ma senza aiuti tecnologici. Col crosshair è cambiato molto, perché in questo modo adesso può essere tracciato con precisione il punto più avanzato, che possa essere la spalla se non l'anca o il petto o la testa, rispetto al terreno di gioco. Vengono utilizzato questo crosshair, viene puntato sul giocatore, viene segnato il punto più avanzato e poi il software traccia in automatico le linee. Margine errore c'è, è un margine errore limitatissimo di 3 centimetri. Dobbiamo considerare che un campo di calcio è lungo 11.000 centimetri, perciò è un margine di errore molto limitato e non facciamo confusione. Il margine di errore non è una tolleranza. La tolleranza è qualcosa di soggettivo. Il margine d'errore è oggettivo, vale per tutti. Cioè, se ci fosse un margine di tolleranza, torneremo a una discrezionalità anche su una posizione oggettiva. Una rilevazione diventerebbe una valutazione e questo sarebbe un passo indietro che porterebbe ulteriori e infinite polemiche. Può dar fastidio un fuorigioco di questi pochi centimetri? Assolutamente sì, lo capisco che possa dare fastidio. Però dobbiamo anche pensare che ci deve essere accettato da tutti il fatto che possa esserci un'applicazione così precisa della regola. Il fuorigioco non è una norma, non è una regola valutativa, è una regola oggettiva. Per tanti decenni c'è stata la problematica relativa al fatto che posizioni dubbie potessero essere o sono state oggetto di polemiche. Adesso abbiamo questo sistema. Il sistema funziona, ha un margine di errore ridottissimo e soprattutto applica in maniera oggettiva, uguale per tutti, una regola che è chiara. Il fuorigioco non si concretizza per una misura di oltre qualche centimetro, no. Il fuorigioco è fuorigioco per 1 centimetro o per 3 metri. Quello che conta è che l'attaccante sia oltre il penultimo difendente e oltre la linea del pallone. È semplice. Chiaramente in ambito tecnologico è ovvio che possano essere rilevate delle posizioni di fuorigioco di pochi centimetri. Com'è vero anche che però tante volte è successo di vedere reti
convalidate dopo una segnalazione errata dell'assistente per una posizione regolare di pochi centimetri. Purtroppo può capitare che ci si senta penalizzati, ma la realtà è che non si è penalizzati, semplicemente non vengono concesse reti irregolari.